tavolo e siamo venuti a quello dove abbiamo esposto lo Zenfone 5 Lite. Allora, andiamo subito sul display, bellissimo 6 pollici 18 noni Full HD Plus 2160x1080, molto luminoso e molto bello. In questo caso ovviamente non abbiamo il notch, ma abbiamo un'altra importante novità, perché lo Zenfone Lite ha due fotocamere davanti da 20 megapixel, una con 120 gradi grandangolare, stessa cosa con la fotocamera però da 16 megapixel che mostra una lente normale e una lente grandangolare al 120 gradi. Sensore delle impronte digitali sul retro, costruzione in vetro sia per il pannello posteriore sia per il pannello anteriore. Allora, nonostante le specifiche dicano che arriva in Italia con Android 8.0.0, questa versione è ancora su con Nougat 7.1.1 con le patch di sicurezza aggiornate al 1 gennaio 2018, ma sicuramente sarà così e arriverà con Android Oreo. Il telefono è molto bello, monta lo Snapdragon 636, ha 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, oppure 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Nella parte laterale costruzione classica, pulsante per lo spegnimento, accensione e risveglio dello schermo, con bilanciere del volume da una parte e slitta per la SIM, in alcuni paesi anche con la doppia SIM, dalla parte sinistra. Fortunatamente è stato mantenuto il jack da 3,5 mm per l'audio e sotto l'attacco purtroppo è ancora in micro, formato micro USB. Direi che il telefono si presenta molto leggero e molto bello, non vediamo l'ora di provarlo. Dovrebbe arrivare in Italia intorno a un prezzo di 299 euro, non ce l'hanno ancora confermato. Asus Zenfone 5 Lite è l'entry level della famiglia, ma questo non vuol dire che si presenti come un telefono povero, anzi devo dire che è molto molto bello, è decisamente più originale forse del suo cugino Zenfone 5, perché qui sopra vedete ha una interfaccia perfettamente normale senza il notch, proprio perché probabilmente per far spazio alle doppie fotocamere anteriori non era il caso di fare la stessa cosa. Mi piace molto Zenfone 5 Lite.